Bentornati a Metro Last Light. Presto i leader di AXA, Linea Rossa e Impero si incontreranno a Polis, sperando di raggiungere un accordo pacifico sul D6. Cosa c'è? Ma conosco troppo bene la natura dell'uomo, Artyom. La guerra è sicura come il calare della notte. Il doppiatore è fantastico. Quello di Piccolo in Dragon Ball, Gabe Logan. Beh, non raggiungeremo il treno in Siphon Pit 2, 3 Mega Strain, Logan Show, Dark Mirror. E l'annunciatore multiplayer di Call of Duty Black Ops 2. Che tra l'altro ho. No, ma aprite la galleria interlinea. Forse me lo porterò. All'interlinea ma dovrei cominciare dall'1. Mi manca in questo momento Call of Duty 3. È da lì che aggiungeremo Polis. Sì, Call of Duty 3. E avrò finito tutta la saga di Call of Duty su PS3. Anche se Call of Duty 3 l'ho giocato per PS2. Ma la bellissima PlayStation 2. Attenti ai generatori! Quindi ci vorrebbe. Oh! Detto, come vedi, non è un vicolo. Ma questo è il mio computer! È solo quello che sostengono le autorità dell'ANSA per scoraggiare l'ingresso. Questo è il mio computer! Cosa ci fa qua? Un uomo non preparato potrebbe perdersi facilmente. O perfino perdersi dentro se stesso. Wow. Finché resti con me, sei al sicuro. Ah sì, bello. Io rimango con te. Non voglio stare da solo. Troppa nausea. In questo gioco. Vediamo come sono messo ad armi. Ok. Quindi mi ricordo che avevo comprato qualche palletto. Un conglomerato senza vita e senza anima creato solo da mani. C'è un posto speciale, i pochi che lo trovano non tornano più. Lo chiamo fiume del fato perché può cambiare il tuo destino. Lava via il limo del passato e ti offre la possibilità di cambiare il futuro. Cioè, ma che diamine sto combinando? Che cos'è quello? Un filtro? Bisogno di una simile possibilità e desiderando disperatamente di ottenerla, potrebbe essere portato in un posto e un tempo dove essa gli sarà concessa. E basta. Ricorda, dobbiamo trovare il tetro. È l'unica cosa che dobbiamo chiedere al fiume. Che forza l'abbiamo trovato? Il tetro è una creatura viva, che respira, con un cuore che batte, un'anima e una mente. Ah, ok. Vediamo, ti posso accoltellare? Perché ho come l'impressione che qui ci sarà merda. Topino. C'è Jerry. Ecco, lo sapevo io. Bisogna sempre per lui strare. Bisogna sempre per lustrare i luoghi. Si possono trovare cose interessanti come i fascicoli. Magari qualche pallottolina. Oh no. Dobbiamo stare attenti qui. Ma va? Ma va? Non l'avevo capito. Guarda, non l'avevo capito. Ciao, bello. È un posto abbandonato. Non è vero, non è abbandonato. Cazzo.
Oddio. No, no. Non mi dire che questo è uno spoiler su quello che troverò qua dentro. Posso cadere da qua? Voglio cadere da qui e morire. No, scherzo, non voglio morire. Non mi va di fare un game over. Dai che ora si cade, dai. Tanto già lo so che si cade. Non perché io l'abbia visto prima in anticipo. Ma me le immagino queste cose, che non si è caduti bene. Oh, che bella questa cosa. Oh. Hai sentito? No. Dove sei? Oh, dove sei? Posso evitare di sparare? Posso evitare di sparare? Questo è un fucile a pompa! Ok. Questo è il fucile a pompa. Non lo devo usare il fucile a pompa. Non mi rilasciate mai dei colpi? Come succede in Resident Evil? Che gli zombie ti danno le munizioni, ti danno le erbe. Oh! Volevi? Testa di cazzo! Non voglio assolutamente morire. Fammi prendere dall'infarto! Sono solo dei mostri, nient'altro. Non ti pare Andiamo. niente. Lo dici così, come se fosse una cosa facile. Tanto tu sei un alleato. Chissà quante cazzo di pallottole tu hai. Io non le so quante cazzo le ho. Perché se gioco nella massima difficoltà, la difficoltà è un ranger. Ed è bellissimo. A me piace giocare alla massima difficoltà. Non mi va di giocare alla difficoltà normale o facile. Una volta lo facevo quando ero piccolino. Quando invece sono diventato un po' più grandicello. Ah, la devo aprire io. Prova a bruciare le ragnatele. Oh, certo. Oh no. No, ti prego. I ragni no. I ragni Brucia no. le ragnatele, Abby. Che cazzo, ti stai svegliando? Ma sei serio? Ma sei serio? Che cazzo ci devo fare qua dentro? Bene. C'è qualcosa dietro alle ragnatele. Oh mio Dio! Sarà un segnale. La grata è arrugginita e attaccata male. Dammi una mano, Artyom. Subito bello. Uno, due. Che schifo. Continua a bruciarle, Artyom. Certo, tu non fai un cazzo. Tutto, ma non i ragni. Tutto non a quei fottuti ragni. Dell'acqua. Ci siamo quasi. Siamo piuttosto vicini. E perché non ti muovi? Ecco. Oddio. Il tetro. Forse il tetro. Oh cazzo. L'oscurità ci avvolge. Non dobbiamo perderci. Oh, certo che no. Non affrettarti e non farti sorprendere da nulla. Oh no. Mi devo fare sorprendere dall'infarto.
Oh merda, la luce non funziona. La luce non funziona, non funziona la luce, non funziona. È un posto strano. Ma tu testa di cazzo ce l'hai l'accendino? Perché le devo bruciare io le ragnatele? Oh no. Puoi rispondere tu. Credo che sia per te. Perché devo rispondere io? Mi trovo bene col mio gestore, non voglio rispondere. Ma se la madre è morta. Mamma mia. Dobbiamo entrare in acqua subito, come no, come se già non ci fossimo in acqua. Madonna, ma voi non siete dei cadaveri morti, voi siete dei cadaveri vivi, cioè vi muovete così. Capire. Cioè tu dobbiamo entrare in acqua. Io non voglio entrare in acqua, io voglio andare sull'asciutto. E immagina come potresti cambiare il tuo fatto. Pensa a te. No, no, io non penso a te. Non ci voglio pensare. Non avere paura! Essere qui è il tuo destino, Artyom! No. Avanti! Più avanti! Perché ho come lo... ho come l'impressione che ci sia una fregatura. Non fermarti! Pensa al vetro! Il fiume ti porterà da noi! Andiamo! Ecco, cosa succede? Oh mio Dio, sott'acqua. Dove stiamo andando? Oh! Ma dove diamine siamo? L'acqua ci ha spinti da sotto verso sopra. Ti ricorda nulla? È la torre. Cioè, davvero? E laggiù c'è la città dei tetri. È il momento in cui hai lanciato il missile. Cosa? Il fiume ti purificherà. Perdonerai i tuoi peccati. Puoi cambiare il tuo destino. Puoi riuscirci. Scegli il tuo destino e liberati. Ma che cazzo non... Ma che c***o? Che è degli allucinogeni questo? Questa era casa loro. E restano soltanto polvere e cenere. Ma che... Mi sembra un po' un Far Cry. Guarda, 3, 4... Là. Quando... Si fa dei allucinogeni? Ti seguo. Anche perché non ho scelto. Più in fretta! E qua sono. Ah, ho capito, ci devo andare io. Tanto sono disarmato, non mi succederà niente. Ehi, Jumper, vieni qua. Jumper, vieni qui. Vieni qui, bello. Vicolo cieco. È qui che l'avevi quasi catturato. Devi riprovarci, Artyom. Il tetro è ancora in quel circo, sul treno. E quindi? E quindi? Qua. Seguiamolo, corri!
Agree. Davanti. E indietro. Destra, sinistra, banana e caffè. Presto, avanti. Sto correndo, deficiente. L'abbiamo quasi raggiunto. Seguiamolo. E adesso? Maledizione. Oh, che carino. Seguiamolo. Cosa? Che vuoi fare? Ok, effetti spettacolari. Cioè, cosa sta combinando quello? È ora di nominare acqua. Ecco. Accidente. Il fiume mi ha quasi ucciso stavolta. Ah, funziona di nuovo. Siamo tornati al deserto della realtà. Ma che cavolo. Non può essersi allontanato. E quindi si ritorna indietro? Cadaveri. Cadaveri ovunque. No. No. Posto 13. Posto 13. Massima allerta. Ripeto, massima allerta. Sabotatori rossi avvistati. Potreste essere attaccati. Il treno di evacuazione è considerato il loro bersaglio primario. Massima allerta. Salta su. Oh. Adesso abbiamo bisogno di quel miracolo, Artio. Ricorda tutto quello che ti ho detto sul tetro. Devi salvarlo e poi forse lui salverà tutti noi. Forse però, ma tanto lo so che il lieto fine ci dovrà essere. Non gli ho mai creduto. Cioè, finisce così il capitolo. Ma le parole di Khan erano vere. Questo strano fiume mi ha portato nel passato, nel momento in cui ho inviato il segnale e sterminato i tetri. E poi mi ha lasciato in un posto dove posso trovare l'ultimo di quella. Cioè, ragazzi, finisce qui questa parte. Spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di supportarmi. Ciao!